Ciao ragazzi, si parla di mercato, che bello ragazzi, avevo qui la lavagnetta pronta per un nuovo video di Calcio e Finanza, ma no! Dei ragazzi mi hanno contattato, che saluto calorosamente, e mi hanno chiesto le mie impressioni sul mercato della Roma di gennaio. Allora eccoci qua sulle mie impressioni, cosa farà la Roma, cosa ci serve, cosa vorrei, ma soprattutto ragazzi seguitemi su social network. Io vorrei che voi mi seguiste su tutti i social, che lasciaste like a tutti i video ragazzi. Sogno di avere gli stessi like delle visualizzazioni. Un giorno ci riuscirò ragazzi a realizzare il mio sogno, chi lo sa, o forse morirò provandoci. Detto questo, vi invito comunque sia a lasciare un like. Per quale motivo? Perché se dovessimo raggiungere la cifra pazzesca di 300 like a questo video, io vi faccio un tutorial per diventare esperto di mercato, perché bene sì, ragazzi, l'esperto di mercato è un lavoro, anche se voi pensate che questo non lo sia, ma è un lavoro. Potete aprire pagine web, siti web, pagine Facebook e il non plus ultra dell'esperto di mercato è ad oggi il canale YouTube. Pertanto ragazzi, potrete diventare dei fantastici esperti di mercato stimati nel settore. Vediamo se raggiungiamo 300 like. Detto questo, fatta questa fantastica premessa, andiamo a parlare del mercato della Roma, perché il mercato della Roma è un mercato particolare, un mercato facilmente sbagliabile. Questo vuoi dire, ah beh sì, ma poscia, sbagliai tutti, ma sbagliai questo. Io vedo un mercato veramente complicato. Probabilmente è un mercato che stimolerà molto Monchi, magari che stimola gli operatori. Vi ricordo che Monchi lavora con 20 persone, quindi se scegli un calciatore, perché questo è stato segnalato da 20 persone più o meno, sono tutte d'accordo, compreso l'allenatore, ma va bene, ci siamo. Il discorso di inizio anno verteva su questo, quindi sicuramente l'avete già sentito, se non l'avete sentito andatevelo a sentire. È un mercato complicato, perché? Perché non saprei io sinceramente, se fossi Monchi, dove intervenire. La problematica principale è una: siamo passati dal 4-3 al 4-2-3-1. Voi direte, non ci sono i calciatori del 4-3. Falso, perché questa è una falsità secondo me. Perché De Rossi e Nzonzi possono tranquillamente giocare al centro del 4-3. De Rossi l'ha fatto l'anno scorso, Nzonzi l'ha fatto tutta la carriera e va bene. Il problema sono le mezzali, no? Queste mezzali. Zaniolo due mesi fa ci ha detto che lui gioca mezzala sinistra, lo gradisce. Pellegrini ha fatto la mezzala. Cristante abbiamo scoperto che può giocare sia mediano che trequartista. Non vedo come non possa fare la mezzala. Quindi rimane l'unico Pastore, che Di Francesco, non Monchi, ci aveva detto quest'estate che poteva fare la mezzala. Quindi ragazzi, il 4-3 non funziona. Se non funziona, ci sono dei problemi. Funzionerà, non funzionerà, io sono convinto che Di Francesco ancora ce l'ha nella testa. E il problema qual è? Il problema è che probabilmente di tutti questi qui Pastore è quello che fa più fatica nel 4-3. Lo stiamo semplicemente ipotizzando perché abbiamo visto mezza partita col Torino, ma ipotizziamo sia così, anche perché poi è stato male, si è infortunato. Vabbè, lui non può fare il 4-3, proprio lo repelle. 4-3 repellente, Pastore. Bene, deve giocare trequartista. Allora, se gioca trequartista, cosa andiamo a cercare sul mercato? Ci muoviamo per un mediano? Ci muoviamo per un mediano o una mezzala? Questa è la prima scelta complicata. Se vi devo dire una cosa, io lascerei perdere il centrocampo nelle fasi iniziali del mercato e mi concentrerei per un titolare in difesa, perché qualora dovesse uscire Marcano, che sembra essere uscita, anche se il calciatore vuole rimanere a Roma da quello che ho capito, qualora dovesse uscire Marcano, ci dovremmo andare a mettere un bel titolare. Vi dirò di più, udite udite, io non mi sorprenderei neanche della cessione di Fazio. Vi sto dando una notizia? Assolutamente no ragazzi, è una mia sensazione, ma non mi sorprenderei della cessione di Fazio, che è un classe 1987. Adesso chi andarci a mettere lì? Beh, un calciatore sicuramente non della velocità di Fazio, perché Fazio era salvato, anzi abbiamo Alisson, vedete Alisson, quando vi dico Alisson e voi mi dite, ah beh ma per 70 milioni che noi nel portiere, no! Perché Alisson ti valorizzava Fazio. Cioè Fazio dal valere 2-3 milioni, 5 milioni di euro ti valeva 10 milioni, 20 milioni di euro. Perché? Perché c'era Alisson. Quindi Alisson era importante. Alisson copriva lo spazio di Fazio e Fazio doveva fare 5 metri, non 40 adesso come ne fa con Olsen. È colpa di Olsen? No, Olsen è questo qui. Certo, se fosse Mazinga sarebbe meglio, ma teniamoci intanto Olsen come adesso. Quindi Fazio, Fazio fa difficoltà. Classe 1987, 31 anni, quindi non è estremamente vecchio, ma è in fase calante dal punto di vista fisico. Lo do per finito? No, aspettiamo un attimo a vedere, perché potrebbe tranquillamente riprendersi, dato che la sua carriera è stata costellata di up and down. Però se dovesse partire Marcano, dobbiamo andare a prendere un titolare, non possiamo prendere un altro comprimario che
ci mette un po' in tra. Poi abbiamo visto Di Francesco com'è con Primari in difesa, non gli stanno tanto simpatici. Moreno non ha fatto mai giocare, Marcano gli ha dato due o tre partite, quelle più rognose, messe in una posizione sbagliata, quindi ha detto adesso questo non è buono, non lo so. Gli sta antipatico il quarto difensore a Di Francesco. Siamo a vedere. Io, se dovessi andare a prendere qualcuno, prenderei un titolare che conosce già la Serie A in difesa. Questo è come mi muoverei come prima mossa. Esempi, ragazzi, cioè Benatia sta in rottura, gira questo nome di Benatia. È chiaro che Benatia, dato in prestito, non acquistato, perché anche lui è in classe 1987, peraltro che tende a parecchi infortuni muscolari. Io me lo prenderei in prestito, non so se la Juve ha intenzione di dartelo, anche se, diciamo, io non credo più nello scudetto, forse anche la Juventus non ci vede più come avversari per lo scudetto, anche se la matematica non ci condanna, quindi potrebbero darci Benatia. Un altro calciatore che mi piace tantissimo in Serie A, fattibile, è Pezzella, riscattato 9 milioni di euro l'estate scorsa dalla Fiorentina. Anche qui non so se la Fiorentina è disposta a cederlo adesso, ma sicuramente sarebbe un acquisto a titolo definitivo in questo caso. La Roma può investire? Quanto può investire? Vuole investire? Ragazzi, come vi ho detto tante volte, tu entro all'interno di un anno puoi fare come ti pare. La mia sensazione è che la Roma, se dovesse investire, investirà per un titolare a gennaio. E allora qui vi dico il mio ragionamento: dove lo vai a prendere il titolare? In difesa o a centrocampo? Io me lo vado a prendere in difesa, perché in difesa ho la strada già ben segnata. A centrocampo rischio di fare casino, quindi a centrocampo io mi muoverei magari con un calciatore anche in prestito, un calciatore che ti va a tamponare quella mancanza di dinamismo che abbiamo. Perché quello è quello che secondo me manca. E molti dicono: ah, manca il regista. Sì, ragazzi, manca il regista. Ma tu non puoi pensare di mettere un regista accanto a Nzonzi nel 4-2-3-1, perché non funziona. Non funziona. Nzonzi ha bisogno di dinamismo accanto a lui, altrimenti va in sofferenza. Se invece passiamo al 4-2-3-1 è un altro discorso. Ma sempre lì non ti serve il regista, ti serve sempre un giocatore dinamico, un interno di centrocampo che possa dare dinamismo allo stesso. E in questo caso dobbiamo semplicemente trovare il calciatore giusto. Non so neanche chi indicarvi. Il calciatore ideale per me sarebbe Matuidi, che è un motorino completamente, ma Matuidi chiaramente è inarrivabile. Ci possono essere dei calciatori simili Matuidi che magari non trovano spazio. Non so darvi un nome per questo centrocampo. Se invece dovessimo giocare 4-2-3-1, mi diverto così a darvi un nome. Veretù, che io vedo un calciatore fantastico, un mediano, ma anche qui è un calciatore che non aggiungerebbe niente rispetto a quello che già abbiamo in rosa. Quindi in questo caso sarebbe un ottimo calciatore, ma non andrei a fare questo investimento. In attacco io non mi muoverei, perché abbiamo comunque un reparto offensivo ben rifornito. Stanno ritornando i calciatori, sta ritornando il Sharawi, sta ritornando Perotti. Voglio fare una piccola nota che poi riprenderemo in futuro. Io vorrei che il Sharawi fosse provato punta centrale, perché è l'ora che esca dalla sua comfort zone. L'ho pensato oggi in macchina, così stavo guidando, ho detto: il Sharawi deve smettere di giocare con la fascia laterale a sinistra, perché deve fare uno step in carriera per diventare fortissimo. Questo ve l'ho detto, poi lo riprenderemo in futuro. Detto questo, abbiamo sto nodo Chic. Chic partirà o non partirà? Siamo a vedere. Se dovesse partire, il sostituto in questo caso io andrei proprio sicuramente su Batshuayi, ma non perché ritengo che sia un fenomeno, un fuori classe o quello che è, ma ritengo che è una punta diversa, una punta fisica. E vorrei vederla una punta fisica all'interno di questa Roma. Sono molto stuzzicato dall'idea, perché non so se sarebbe un bene o un male, ma probabilmente sarebbe qualcosa di diverso, un'opzione in più. Questo è il mio pensiero, ragazzi, fatemi sapere il vostro. Con questo ho concluso, ciao Tattico e ciao a tutti quanti, al prossimo video.